Taranto, via di Palma 118. E beh, questa è stata per decenni e decenni la sede storica di tante emittenti televisive, dagli albori della televisione locale fino ad essere stata la sede di Blu Star TV, ha chiuso. E c'è indubbiamente anche un po' di nostalgia per questa situazione. Io ci ho lavorato 12 anni, al di là delle vicende che hanno riguardato il mio licenziamento, ma comunque sta di fatto che un'altra voce della città chiude per sempre, e questo apre il fronte al discorso sull'editoria. È davvero strana Taranto, pensiamo alla chiusura del Corriere del Giorno, alla chiusura di Taranto Oggi. Beh, c'è comunque una situazione pesante. Si pensa ai lavoratori dell'Ilva, si pensa ai lavoratori di Isola Verde, ed è giusto, e lo facciamo noi come giornalisti, a denunciare queste situazioni, ma siamo poi proprio noi giornalisti a vivere la crisi. Allora bisognerebbe uscire dal guscio e denunciare la situazione in cui si trova l'editoria tarantina. Ritornando a Blu Star, che tristezza vedere una porta sbarrata per sempre, chiusa. Quanti ricordi, quanto lavoro che io e altri colleghi, non tutti, abbiamo profuso per l'emittente. Un po' di nostalgia mi prende, e prima che mi scappi la lacrimuccia vi saluto e vi dico: creiamo insieme una nuova realtà editoriale. Taranto ne ha terribilmente bisogno.